Ciao a tutti, qui è Andrew, come state? Come non state? Tutto ok? Tutto non ok? Allora, questo è un nuovo video e praticamente lo sto facendo poche ore dopo aver fatto come si chiama? La rischia di gusto challenge, quindi ho praticamente gli stessi vestiti di quello. Questo è un nuovo video tag che è praticamente in collaborazione con quel gioiello di ragazza che è la vera me, che saluto con un enorme bacio. E praticamente è una collaborazione con la vera me e abbiamo deciso di fare questo video tag che si chiama Le 8 cose che non so fare. E l'abbiamo preso da un utente che si chiama Ecate Splendente, che fa video veramente molto carini. Allora, cominciamo il video tag. Io ho fatto le foto come al solito perché ho fatto la foto di quello che non so fare, perché l'avevo scritto su Wordpad, ma non posso girare su altri programmi mentre sto girando. È l'unico difetto forse della mia webcam. Allora, 8 cose che non so fare. Prima cosa che non so fare. Non so stare serio quando faccio. Quando fa. Quando faccio. Non so stare serio quando faccio scherzi telefonici. Questa è una mia particolarità che dovrei togliermi perché se voglio fare. Se voglio recitare, diciamo, se dovessi andare a teatro, cinema, televisione, magari. O fare cose del genere, dovrei togliermela questa cosa perché devo imparare a controllarmi. No, ma non riesco a fare scherzi telefonici. Quando li faccio, per esempio, con il mio amico, gli scherzi telefonici, tipo prendo io il telefono, dopo 10 secondi io lo devo passare a lui il telefono perché mi scoppia da ridere. Cosa che non so fare, numero 2. Non so toccarmi il naso con la lingua. Non riesco. Non riesco. Semplicemente no. Terza cosa che non so fare. Non so fare la verticale. Questa è una cosa che mi ha segnato praticamente la vita perché quando abitavo a Milano facevo praticamente sempre la verticale. Volevo sempre, sempre farla. E avevo il pavimento di marmo. Ero lussuoso di quando ero piccolino. Poi, quando siamo venuti a Bergamo, siamo caduti in disgrazia. E avevo il pavimento di marmo. E praticamente, io quando facevo la verticale, non la sapevo controllare. Quindi, cosa succedeva? Mi scarasciavo a terra. Praticamente, battevo la schiena. E io ho ancora i dolori di quando avevo 6-7 anni. Quindi, non so fare la verticale, non la so controllare. So rimanere in piedi, ma non so controllarla. Cioè, nel senso, so andare a gambe all'aria. Ma non so controllarla. Non riesco a trovare l'equilibrio. Quarta cosa che non so fare. Non so fare le espressioni matematiche. Questa è una delle cose che veramente mi ha segnato l'esistenza. Perché credo di essere l'unico nel pianeta a non saper fare le espressioni matematiche. Quelle che ti insegnano alle medie o alle elementari, non lo so. Ma proprio anche le più semplici, non le so fare. Non le so fare perché credo sia perché mi mancano le regole, non lo so, ma non sono mai riuscito a farne una, o magari arrivavo a metà, ma non trovavo il risultato perché non lo so, perché mi mancava un passaggio, perché mi mancava una regola. Quindi io non so fare le espressioni matematiche ed è una cosa che veramente mi dà noia perché vedevo gente in classe mia che faceva le espressioni per puro divertimento. Che ne so, andava nel libro di matematica, cercava espressioni più difficili per divertimento, mentre io non sapevo fare neanche quelle più semplici. Cosa che non so fare numero 5. Non so pulire la cucina senza lasciare aloni. Quando voi pulite la cucina, non la cucina in generale, proprio la cucina dove voi mettete le pentole. Se pulite bene, praticamente non escono aloni. Se pulite, non dico male, ma se pulite nel modo, diciamo, tra virgolette sbagliato, escono gli aloni. A me praticamente escono sempre gli aloni. Però almeno la cucina è pulita, dai. Però non so pulire la cucina senza lasciare gli aloni. Sostanzialmente. Ma almeno la cucina esce sempre pulita, dai. Splende per i primi 35 minuti, poi cominciano a uscire gli aloni. Cosa che non so fare, numero 6. Cioè, 6. Fate il conto che il dito è alzato.
Non so smettere di guardare Desperate Housewives ed è una cosa che è verissima perché praticamente ho ricominciato a guardarlo ed è la terza volta che lo guardo. Tipo, è la terza volta che riguardo Desperate Housewives. E sono 8 stagioni. Quindi questa è la terza volta che guardo Desperate Housewives. 8 stagioni. Devo farmi 8 stagioni un'altra volta. Guardatelo, guardatelo perché è una serie meravigliosa, non è bella, è meravigliosa. Cosa che non so fare, numero 7. Non so risolvere la maggior parte dei problemi del web, nel senso che le cose informatiche, tipo, non lo so, scaricare un programma giusto invece che quello sbagliato, io quelle cose non le so fare. Solitamente chiedo al mio amico se non lo sa, se non lo sa neanche lui, o ci rinuncio o cerco su internet, ma solitamente scarico programmi che sono sbagliati e dopo 5 minuti mi tocca eliminarli perché sono sbagliati, non sono programmi che mi servono. Quindi praticamente infetto il mio computer perché io non sono competente a fare queste cose. Cosa che non so fare, numero 8, ma questa non è una cosa che non so fare, però non lo so fare comunque. Non so prendere peso! Ed è una cosa vera, non riesco a prendere peso io. Peso 54, mi sembra, 55. Con 1,73 mi sembra di altezza. Ho il metabolismo talmente veloce che non riesco a prendere peso. Non riesco a prendere peso. C'è chi mi ha dato dell'anoressico, c'è chi mi ha dato del malnutrito, c'è chi mi ha dato del secco, c'è chi mi ha dato delle altre cose, ma io non riesco a prendere peso. Non è che non voglio prendere peso. Mi piacerebbe diventare un ciccione, però avere un qualcosina di più. Vorrei avere, diciamo, i muscoli. Mi piacerebbe molto. Ma non riesco a prendere peso. È una cosa che non so fare. Non lo so fare. Non riesco a prendere peso. E il video è finito praticamente. Metterò il link di quello splendore di ragazza della Verame nella descrizione. E visitatela perché ha dei video veramente belli. Poi lei è molto dolce, molto gentile, quindi è una ragazza che vale essere, cioè vale la pena andare a vederla. Quindi saluto la Vera Me, ciao Valentina e ciao a tutti.